Stefania Pezzopane ha scelto la città di Teramo per esporre e tracciare il bilancio della sua attività parlamentare nel Partito Democratico nel 2019, un anno pieno di cambiamenti a partire da quello più importante, cioè l'essere passata dall'opposizione al governo Lega 5 Stelle a formarne uno nuovo proprio con questi ultimi dopo la rovente estate del Papete e la conseguente crisi di governo. Il post-sisma è stato uno degli impegni principali della Pezzopane, che racconta come è cambiato il decreto sisma rispetto a quello presentato inizialmente. Beh, il decreto sisma contiene molte molte cose buone. Era partito con 9 soli articoli nella conversione parlamentare avvenuta tutta alla Camera ed io ero relatrice, sono diventati 50 articoli, quindi abbiamo inserito 41 norme in più. In queste c'è la semplificazione, ci sono le risorse per i sindaci e per le imprese, ci sono le proroghe per il personale, insomma c'è veramente tanto. Però mi rendo conto che ci sono ancora 2 cose da fare fondamentali: cambiare la governance, mettere un assetto che consenta davvero di accelerare la ricostruzione e poi provvedere a rifinanziarla, perché i fondi mano a mano possono consumarsi. Sulla figura di Giovanni Legnini quale nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma al posto di Farabollini, la Pezzopane torna a ribadire il suo gradimento per una figura, dice, di alto profilo, con una esperienza già maturata sul campo. Sarebbe una cosa positiva, perché Giovanni Legnini, già da sottosegretario alla ricostruzione, ha dato dei segni davvero importanti di concretezza e immediatezza nell'azione. Mi riferisco al sottosegretario prima del 2016, quindi sottosegretario alla ricostruzione 2009. Secondo me, ma secondo tanti, questa svolta potrebbe essere decisiva.